Ha battuto questo pomeriggio il Genoa per 2-0, i gol al 17° del primo tempo, Taccola al 40° della ripresa Ferrante, il tutto davanti a 5.000 spettatori. Ieri sera la Roma ha superato l'Olimpico e il Napoli, vedremo poi il servizio. Le altre partite in programma questa sera avranno inizio alle 20.30 e sono le seguenti: Atalanta-Juventus, Inter-Como, Parma-Fiorentina, Sampdoria-Bari, Torino-Lazio, Verona-Milan. I servizi su questi incontri verranno trasmessi nel corso della rubrica Mercoledì Sport in onda su Rai 1 a partire dalle 23 circa, che comprenderà una sintesi di Ungheria-Norvegia, partita valida per le qualificazioni agli europei di Svezia. Coppa Italia minuto per minuto anche su Radio 2 e Radio Verde Rai in diretta, ovviamente a partire dalle 20.30. Servizio su Roma-Napoli. Pochi spettatori, molta umidità e squadre rimaneggiate ieri sera in Roma-Napoli. La partita paradossalmente si è risolta nella ripresa proprio quando il Napoli appariva più intraprendente della Roma, che forse aveva speso troppo in apertura. Gli episodi determinanti sono il gol di De Napoli, annullato dall'arbitro olandese per un fuorigioco di Careca. Il fallo di Francini su Rizzitelli, lanciato da Bonacina al 40°, è punito dall'arbitro con un calcio di rigore contestato dai napoletani, che è costato l'espulsione a Francini. La trasformazione del penalty da parte di Rizzitelli con un tiro centrale ma forte. La traversa colpita da Bonacina già a tempo scaduto mentre il Napoli tentava il pareggio. E gli ultimi inutili tentativi del Napoli di pareggiare. Così la Roma torna a vincere all'Olimpico in Coppa Italia 2 mesi dopo la vittoria sulla Lucchese. Buonasera dagli studi della TGS a Saxa Rubra, la testata giornalistica sportiva vi offre questa sera un Mercoledì Sport dedicato interamente al calcio. Vedremo tra poco una sintesi dell'incontro tra Ungheria e Norvegia, un incontro del girone che interessa, o che diciamo la verità interessava anche l'Italia nella qualificazione appunto ai campionati europei di calcio di Svezia 92. E poi naturalmente parleremo di Coppa Italia con le partite di Coppa Italia, le partite di andata del terzo turno. Ieri c'era stato l'anticipo vinto allo Stadio Olimpico dalla Roma sul Napoli per 1-0, una giornata di Coppa Italia caratterizzata dalla mezza sorpresa dello Stadio San Siro, dove l'Inter ha pareggiato 2-2 contro il Como, squadra di Serie C1, e poi altri due pareggi, quelli del Verona con il Milan, e lo 0-0 tra Atalanta e Juventus, e poi per quanto riguarda il resto tutte vittorie interne. Andiamo subito dunque a vedere il tabellone con i risultati. Vi ricordo partite di andata del terzo turno: Sampdoria-Bari 1-1, è andato in vantaggio addirittura il Bari al terzo minuto della ripresa con l'inglese Plata, pareggiato poi su calcio di rigore al 20° sempre del secondo tempo Gianluca Vialli. La Roma aveva vinto ieri 1-0 contro il Napoli con gol di Rizzitelli su calcio di rigore, 0-0 tra Parma e Fiorentina. Nel pomeriggio il Pisa ha battuto 2-0 il Genoa, Pisa squadra di Serie B, ha battuto il Genoa, ambiziosa formazione di Serie A, i gol di Taccola e Ferrante. 2-2 tra Verona e Milan, partita ricca di episodi, è andato in vantaggio il Milan con gol di Maldini, ha pareggiato poi su calcio di rigore per un fallo di Antonioli, il portiere rossonero, su Radušov, un rigore che l'arbitro, il signor Trentalangi, ha fatto ripetere 2 volte allo svedese Pritz. Poi è andato nuovamente in vantaggio il Milan con gol dell'olandese Van Basten, ha pareggiato ancora lo svedese Pritz. Poi c'è il Torino che ha vinto per 2-0 con la Lazio, entrambi i gol nel primo tempo, ha aperto le marcature Annoni su azione di calcio di punizione, ha segnato poi il gol del 2-0 Cristian Vieri, figlio di Bob Vieri, giocatore estroso, giocatore di Juventus e Roma, tra le altre formazioni anche del Bologna. 0-0 tra Atalanta e Juventus, buona prova appunto della squadra bergamasca. 2-2 fra Inter e Como, a un minuto dalla fine del primo tempo ha segnato Desideri per l'Inter, poi il gol del 2-0 complice un errore del portiere comasco di Bergomi, poi accorcia le distanze il Como 2-1 con Pedone, Como che arriva a segnare il gol del 2-2 con Mazzolini. Dopo aver visto la sintesi dell'incontro da Ungheria e Norvegia, naturalmente vedremo i riflessi filmati delle partite di Coppa Italia. Prima però di dare la linea a Milano ad Ennio Vitanza, che ci commenterà
una sintesi appunto di questo incontro. Andiamo a vedere anche gli arbitri della nona giornata del girone di andata che si disputerà domenica. Nona giornata ricca di incontri di cartello per quanto riguarda la Serie A. Possiamo dunque vedere anche il tabellone. Eccolo che arriva puntualmente. Ascoli Cremonese sguizzato, Fiorentina Cagliari Boemo, Foggia Bari Trenta Lange, Genoa Atalanta Felicani. Il big match tra Lazio e Juventus, Pezzella di Frattamaggiore. Altro big match, quello tra Milan e Roma, sarà diretto dal signor Cesari. Napoli Sampdoria, altra partita interessantissima, Luci. Parma Verona Pairetto, Torino Inter sarà invece diretta dal signor Beschin. Bene, tutto è pronto, possiamo subito dare la linea a Milano, non prima di avervi ricordato che in un'altra partita di qualificazione a Svezia 92 la Grecia ha vinto 2-0 contro la Finlandia, e adesso vediamo una sintesi curata dal collega Ennio Vitanza sull'incontro tra Ungheria e Norvegia. Buon divertimento, ci sentiamo dopo con la Coppa Italia. Vitanza, entrambe le formazioni sono ormai fuori dal posto buono che cercava anche l'Italia per andare a Svezia 92. Per quanto riguarda le ultime partite del girone, l'UEFA, su richiesta naturalmente della Federazione Sovietica, farà giocare le partite del 13 di mercoledì 13 novembre Italia e Norvegia, che segnerà l'esordio di Sacchi sulla panchina dell'Italia, in contemporanea a Cipro Unione Sovietica. Ricordiamo che all'Unione Sovietica basta un punto per arrivare a Svezia 92. La partita di Genova quindi inizierà alle 19:15 ora italiana. E torniamo a parlare di calcio di casa nostra con l'andata del terzo turno della Coppa Italia. Rivediamo rapidamente i risultati prima di rivedere i vari servizi filmati. Sampdoria e Bari 1-1, Roma batte Napoli 1-0 giocata ieri, Parma e Fiorentina 0-0. Pisa batte Genoa 2-0, Verona e Milan 2-2, Torino batte Lazio 2-0, Atalanta-Juventus 0-0, Inter e Como 2-2. Bene, dopo aver rivisto rapidamente i risultati, passiamo a vedere i nostri servizi sulle partite di andata del terzo turno. All'Arena Garibaldi, nell'andata di Coppa Italia, il Pisa contro un Genoa forse demotivato ha fatto dimenticare la brutta prova di domenica scorsa. Un Pisa brillante e dalle idee chiare ha costretto i rossoneri genuani nella loro metà campo per buona parte della gara. Anche le sporadiche spinte in avanti della squadra di Bagnoli si sono infrante contro una difesa pronta negli anticipi e con il libero Bosco in giornata esaltante. Il primo gol dei padroni di casa arriva al decimo del primo tempo, dopo una delle tante incursioni dei pisani. Fiorentini tira forte, il portiere non trattiene, tacco la mette dentro. Il secondo tempo si apre con il Genoa alla ricerca del pareggio, con qualche pericolo per la porta difesa da Spagnuolo. Ma è il Pisa a passare di nuovo al quarantesimo. Bello scambio Zago-Ferrante, entrati nel secondo tempo, che procura un calcio d'angolo. Il tiro dalla bandierina di taccola trova pronto Ferrante, che di destro sigla il 2-0 per il Pisa. Privo di quattro titolari, Mondonico decide per l'esordio di Christian Vieri, 18 anni, nato in Australia, figlio di Bob Vieri, l'estroso ex della Samp e della Juve negli anni 70 e dintorni. Mezz'ora di noia con supremazia granata, poi Fiori decide di movimentare la serata. Sul calcio d'angolo battuto da Scifo, il portiere della Lazio trattiene la palla con le mani per 6 secondi, anziché i 4 prescritti, prima di cederla fuori area. Almeno questa è la nostra interpretazione. Lo Bello non lo perdona. Calcio di punizione in diretto per il Torino in area laziale. Scifo tocca per Annoni che scarica un rasoterra imprendibile nonostante la barriera. 1-0 per il Torino. Al 35esimo Sosa fallisce la palla del pareggio. Al 42esimo Eurogol per il debutto di Christian Vieri. Suo padre aveva piedi buoni, lui ha la testa buona. Sul cross di Lentini anticipa Gregucci e manda la palla all'incrocio dei pali. Vano il volo di Fiori, gol quello del 2-0 che merita di essere rivisto. Grande festa per il 18enne figlio d'arte. Nella ripresa si sveglia la Lazio, Zoff toglie Bergodi ed inserisce Stroppa che getta subito lo scompiglio nell'area del Torino. Al quarto Venturin salva sulla linea. Al 18esimo Dol sfiora il gol con un'incursione sulla sinistra. Al 20esimo Lentini in contropiede imbocca il calcio di rigore per questa deviazione con un braccio che ci sembra involontaria. Al 25esimo Marchegiani è bravo a neutralizzare una bella girata di Stroppa.
Si esaurisce qui il momento migliore di una Lazio tutto sommato deludente, forse già con il pensiero rivolto alla Juventus. L'armata Brancaleone di Mondonico con questo 2-0 in attesa dell'Inter ha firmato un'altra impresa. Lentini, Venturin e Cravero i migliori. Già, è proprio così. Due autogol ariani hanno evitato all'Inter una storica figuraccia davanti a 5.000 infreddoliti fedelissimi. Matteus, Bianchi e Ferri in bacino di carenaggio. Breme tira il fiato. Inter aggressiva ma inconcludente per 44 minuti. Il Como, unica di C1 in lizza, seppur rabberciato, mette i brividi a Zenga con il duo Dozio-Pedone. Klinsmann alla mezz'ora trova spazio in area, poi Fadoni risolve così. Al 44esimo angolo di Pizzi, pasticcia la difesa comasca, Desideri cerca la porta, deviazione di Dozio dell'1-0. Un minuto più tardi, cross di Battistini, Bergomi colpisce in chiaro appoggio, Chiodini e Fadoni, è mia, è tua, e il pasticcio è sfornato con l'ultima rocambolesca deviazione dell'estremo del Como. Ripresa, Orrico toglie Ciocci ed inserisce Fontolan, accelera l'Inter ma combina poco. Al 23esimo il Como accorcia le distanze, Pedone in corsa indovina il diagonale, Zenga tocca ma non basta. 33esimo, incredibile ma vero. Iniziativa comasca, contropiede, Montanari e Zenga s'arrotolano e Mazzoleni mette dentro a porta vuota. 42esimo, palla gol sprecata da Fontolan tra fischi e sacrosante contestazione. Zero a zero come in campionato un mese fa, ma stasera l'Atalanta, giocando con la rabbia che le era mancata domenica col Cagliari, ha rischiato di battere una Juventus che parsa accontentarsi soprattutto del pareggio. 4 le palle gol bergamasche contro le 3 bianconere. Dopo la conclusione di esterno destro alta di Köhler, ecco infatti Bianchezzi sventato protagonista. Prima per questa steccata, poi per una serie di finte con tiro ribattuto da Tacconi. E il giovane Orlandini quindi a rifinire fuori. Gli infortuni di Luppi al 21esimo e di Marocchi al 34esimo costringono Trapattoni a mandare in campo prima De Agostini e poi Casiraghi, ripristinando così la formula due punte con Di Cagno tornante e Corini playmaker a centrocampo. Ma anche nella ripresa è l'Atalanta ad attaccare di più e Casiraghi al terzo si sostituisce a Tacconi deviando la botta a colpo sicuro di Biliardi. Schillaci, su punizione toccata da Baggio, al 12esimo spaventa Ferrone aiutato dalla traversa e intanto la partita s'accende e l'arbitro Fiorentino Luci, oltre a firmare 4 ammonizioni, prima deve sedare un accenno di rissa e poi espellere 2 uomini, uno per parte. Al 22esimo Giulio Cesar per fallo su Bianchezzi e 7 minuti dopo lo stesso Bianchezzi per doppio cartellino giallo. Nel finale ci saranno altre 2 occasioni per Porrini e Casiraghi prima di ripensare al campionato e alla gara di ritorno. A Genova una Sampdoria neppure lontana parente di quella vista domenica nel derby si è fatta imporre il pareggio da un Bari sornione e ben messo in campo. Priva di Mannini per infortunio e di Sereso, Orlando e Silas per scelta tattica, la Samp ha riproposto Bonetti libero e Mancini a centrocampo, ma si è imbottigliata in una serie di attacchi al centro che il Bari, rinforzato nella sua tre quarti campo, non faticava a sventare. Gli uomini di Boniek, prese le misure all'avversario, provavano il contropiede, facevano suonare i primi campanelli d'allarme. Al 20esimo Soda colpiva la base del palo e la Samp si smarriva ulteriormente con una difesa poco protetta e le fasce laterali utilizzate male. Ancora il Bari con l'ottimo Giampaolo faceva venire i brividi a Pagliuca e in pieno recupero al 48esimo l'inglese Platt concludeva in rete l'ennesimo contropiede dopo una rapida azione portata avanti da Cucchi. Per la Samp la partita era decisamente in salita. Nella ripresa i blucerchiati con Orlando e Silas recuperavano vivacità e mordente nella prima mezz'ora. A Lombardo veniva subito annullato un gol per un fuorigioco che ha fatto discutere. Al 20esimo Vialli, generoso e combattivo più di tutti come sempre, si conquistava e realizzava il rigore del pareggio ridando fiato alle speranze di successo, ma i tentativi doriani affogavano nella sfortuna, nell'imprecisione e anche un po' nella serata poco felice dell'arbitro Ceccarini, mentre il Bari, sempre in agguato per ribaltare il gioco, non correva più rischi seri. Alla
nostra rassegna filmata mancano due partite, Parma-Fiorentina, nel quale non abbiamo le immagini. Vi dico che la partita è finita 0-0, una partita abbastanza dura, nervosa, con 6 ammoniti da parte dell'arbitro sguizzato e con il portiere della Fiorentina Mareggini che è uscito in barella per una botta ricevuta in mischia. Andiamo invece a vedere insieme i 4 gol dell'incontro, che è finito 2-2 tra Verona e Milan, con la formazione rossonera che è andata in vantaggio nel corso del primo tempo con un gol al termine di questa azione, sarà segnato da Maldini. Vediamo il cross di Tassotti e Maldini che in spaccata porta in vantaggio il Verona. Il pareggio della squadra veneta arriva su calcio di rigore fatto tirare 2 volte dall'arbitro, entrambe le volte si è incaricato lo svedese Pritz, che ha segnato così il gol dell'1-1. Ancora segna il Milan con il suo centravanti olandese, termine di quest'azione d'attacco della formazione rossonera. C'è il tiro, l'errore grossolano del portiere del Verona, arriva Van Basten e segna di rapina il gol del 2-1. Verona comunque che continua con determinazione ad attaccare e va a segnare il gol del 2-2, ancora con Pritz, vedete che prende una ribattuta del portiere Antonioli. Possiamo tornare in studio. Per quanto riguarda le partite di ritorno del terzo turno della Coppa Italia, verranno giocate il 4 dicembre, però con un paio di eccezioni. Juventus-Atalanta si giocherà il 5 di dicembre, il 5 di novembre, e Verona-Milan invece l'11 di dicembre. E si gioca Inter e Como. Il Como militava in Serie C1, allenato quell'anno da Piero Frosio, l'Inter invece era quello di Corrado Orrico, che schierò la squadra con questa formazione: Zenga, Baresi, Bergomi, Battistini, Baggio, Montanari, Desideri, Berti, Klisman, Pizzi, Ciocci. È un Inter che parte subito in avanti e mostra Corrado Montanari, giocatore voluto espressamente, difensore centrale voluto espressamente proprio da Corrado Orrico. Inter in avanti, abbiamo detto, ma bisognerà aspettare sino alla fine del primo tempo, al 44esimo, per un autogol di Maiuri che permetterà ai nerazzurri di passare in vantaggio. E a questo punto i giochi sembrerebbero fatti, anche perché subito dopo, al 45esimo, c'è un altro episodio decisamente sfortunato per il Como, un'autorete persino, anzi decisamente buffa, di Fadoni, il portiere del Como, che butta la palla entro la propria porta colpendola con una spalla. Si va al riposo sul risultato di 2-0 in favore dell'Inter e pare che per il Lariani proprio nulla ci sia più da fare per recuperare il risultato di questa partita. Ma non è così, seguiamo insieme questa azione e il gol di Pedone al 68esimo, che accorcia le distanze. Inter sempre in vantaggio, ma per 2-1 nei confronti del Como, formazione sicuramente meno celebrata, allenata da Piero Frosio. Le immagini della partita ci mostrano comunque il tentativo di chiudere il discorso risultato dell'Inter, un calcio di punizione parato da Fadoni, poi altre occasioni ma anche qualche errore difensivo come questo anticipo di Mazzoleni, che al 69esimo, cioè un minuto dopo il gol che ha dimezzato le distanze, riesce a far raggiungere il Como addirittura il pareggio. 2-2, risultato clamoroso, risultato a sorpresa, soprattutto esaminando l'andamento della gara, che aveva visto i nerazzurri condurre 2-0 al termine dei primi 45 minuti di gioco. L'Inter cerca di buttarsi in avanti, comunque di vincere questa partita, ma non ce la farà. L'arbitro, signor Ceccarini di Livorno, decreta il termine dell'incontro sul risultato finale di 2-2.